Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto a Genova in occasione della cerimonia per ricordare il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. In questo contesto si è rivolto direttamente ai familiari delle 43 persone che hanno perso la vita nella tragedia. Noi vogliamo rassicurarci sul fatto che questa esperienza del dolore, così intensa, che avete vissuto e continuerete a vivere, non rimarrà confinata nel quadro, nell'ambito di un'esperienza di vita familiare personale. Vi sosterremo anche nel vostro sforzo di alimentare una memoria collettiva. Quindi continueremo a chiedere con voi giustizia. Il 2019 ha visto un calo dei morti sulle strade italiane, 3.173, il dato più basso dell'ultimo decennio. Rispetto all'anno precedente sono però aumentati i decessi tra i giovani. Sono i numeri rilevati dall'Istat, secondo cui nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone, con 3.173 morti e 241.384 feriti. Rispetto al 2018, però, sono aumentate le vittime tra i giovani da 20 a 29 anni, più spesso uomini e conducenti di auto, moto e scooter, e tra i 40 a 45 anni, soprattutto ciclisti e conducenti di autocarri. Tra le vittime aumentano i ciclisti e i motociclisti, mentre diminuiscono i pedoni. Per ogni settimana in cui una donna incinta consuma alcol, tra la quinta e l'ottava settimana di gravidanza, il rischio di aborto spontaneo aumenta dell'8%. È il risultato di una ricerca della Vanderbilt University pubblicata sull'American Journal of Obstetrics, che ha esaminato la quantità e il tipo di alcol consumato da 5.353 gestanti e la relazione con il rischio di aborto durante le prime 20 settimane. Secondo la coordinatrice dello studio Catherine Hartman, anche se solitamente modeste quantità sono considerate come sicure, questo studio dimostra che l'alcol è rischioso indipendentemente da quanto ne viene consumato. Prepariamoci a vivere un weekend di Ferragosto caldo, molto caldo. Il promontorio subtropicale che sta interessando il nostro paese nei prossimi giorni non si allenterà e, salvo per un abbassamento delle temperature previsto al nord, il caldo tornerà già dalla fine della giornata di venerdì. Temperature alte soprattutto al centro-sud, con punte che supereranno i 39 gradi in Puglia, Sardegna e Sicilia. Per la prossima settimana si preannuncia poi una nuova ondata di calore che colpirà principalmente le regioni meridionali, con temperature che arriveranno a oltre 43 gradi.